Prima della premiazione abbiamo pensato anche di dedicare un momento di riflessione, di confronto importante su tematiche attuali e dedicarlo attraverso il nostro CEO Summit, da un titolo che speriamo possa essere di ispirazione. There is no future without past. Non c'è futuro senza passato. Quindi storie di successo per riscrivere il futuro. Questo è il titolo scelto per il nostro panel. E a questo punto io invito i relatori sul palco, ovvero DILC, distributore internazionale di informatica e high tech, e nello specifico il CEO Luca De Marco. Un bel applauso. Buonasera. E insieme a lui anche il CEO di Sintetica, Nicola Caronzolo. Buonasera. Bel applauso anche per lui. Eccoli qua. Manuela, ti lascio in ottima compagnia per il CEO Summit e ci rivediamo dopo per la premiazione. Assolutamente sì. Grazie Valentina Buzzi, che naturalmente ritroveremo per la premiazione. Intanto io le passo il microfono. E allora, il titolo è già molto evocativo, perché a parte l'inglese, lo rendiamo in italiano, non c'è futuro senza il passato. Io lo traduco subito in questo modo: è ovvio che non ci sia futuro senza il passato, ma anche contemplando le difficoltà che si sono attraversate, no? Un passato, ormai siamo quasi abituati a vivere delle situazioni emergenziali, delle crisi che però si dice possano dare delle opportunità, e vogliamo proprio capire se effettivamente è stato così e quali sono state le vostre strategie, le vostre ricette. Questo per inquadrare ancora di più la situazione. E allora io parto da una domanda, diciamo, molto, molto generale. Mi piacerebbe ascoltare la vostra esperienza, le sfide più importanti del momento e le strategie in atto per affrontarle. Quindi raccontarci un po' come avete vissuto anche questo ultimo periodo. E dopo arriviamo al futuro, no? Perché dividiamo le due cose, past and future, però adesso le dividiamo. Prego, partiamo proprio da Nicola Caronzolo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera per l'opportunità che mi è stata concessa di poter essere qua presente e di discutere con voi. Per quanto riguarda il passato, parto brevemente dicendo che Sintetica come azienda ha più di un secolo di vita, per cui per noi il passato è sicuramente un fattore importante, visto che ne abbiamo tanti anni. Come azienda farmaceutica, negli ultimi anni siamo stati confrontati con situazioni che tutti noi abbiamo vissuto, come magari pazienti o persone che hanno vissuto la pandemia in una condizione non bella, non simpatica. Le aziende farmaceutiche sono particolarmente state impegnate dalla pandemia, nel nostro caso specifico in maniera piuttosto importante, essendo un'azienda che produce farmaci ad uso esclusivamente ospedaliero e anche per la terapia intensiva. Per cui noi abbiamo vissuto questi anni con grande passione, con grande fonte di ispirazione. Giusto un esempio: il nostro, per 3 mesi, tra marzo e giugno del 2020, tutta l'intera filiera operativa dell'azienda è rimasta per 3 mesi isolata in un hotel, per garantire la possibilità di poter produrre e fornire farmaci che erano essenziali per le terapie intensive. Quindi insomma sono state sfide complesse che hanno portato l'azienda a dover utilizzare tutte le sue risorse per poter rispondere ai bisogni. Ma altrettanto interessante, perché sono stata una cavalcata da un punto di vista della passione, della partecipazione di tutti i nostri dipendenti, che è fantastica da questo punto di vista, anche nella complessità di dover vivere isolati per interi mesi. Certo, beh, un'esperienza particolare, però in questo ci ricollega a quello che dicevamo poco fa, insomma un passato vissuto in modo diverso, non preventivato, diciamo così, che è capitato all'improvviso. Non organizzato. Però, esatto, che però sicuramente vi ha dato degli spunti, no? Per rimodulare anche evidentemente delle cose che altrimenti non sarebbero state contemplate. Dopo ci torniamo sicuramente su questo concetto. Stessa domanda
domanda voglio girare a Luca De Marco, CEO di Dilk. Anche voi, insomma, come avete vissuto questo ultimo periodo di passato? Allora, intanto buonasera a tutti e grazie mille per l'occasione, per questa splendida serata, dove poi io anche tutto, o meglio quasi tutto lo staff del mio team, quindi sono orgoglioso di essere qui stasera. Ma ti dico, innanzitutto sono sicuramente più giovane come età, perché un secolo è tanto, però forse sono più anziano, perché io in un altro senso mi piace raccontare la storia della mia azienda, perché noi siamo un'azienda che nasce nel mondo dell'e-commerce 21 anni fa, quando l'e-commerce non esisteva per tanti di voi. Oggi ormai abbiamo avuto la presentazione virtuale, quindi siamo arrivati in un'altra epoca. Mi piace raccontare la mia storia più che raccontarti l'ultimo periodo, magari cercherò di essere breve. Essendo diciamo un po', io sono un imprenditore un po' particolare. Perché raccontare questa storia? La Dilk nasce 21 anni fa con un capitale sociale di meno 30 euro, cioè prestai 30 euro al mio attuale socio, che è al tavolo 3 eventualmente, poi dopo lo andiamo a incontrare perché non me l'ha mai ridato questi soldi. Mi piace raccontarlo, quel giorno dovevo uscire con una ragazza, e è bello raccontarlo per quale motivo? Un'azienda che parte con meno 30 euro, senza istruzione. Non avevamo parenti che erano nel mondo dell'imprenditoria, entrambi i genitori facevano un lavoro statale, mia mamma l'ho persa troppo presto, e avevo un mio zio che lavorava al cimitero, organigramma familiare mio. Oggi l'azienda fa 44 milioni di euro di fatturato e quest'anno abbiamo quintuplicato il fatturato del 2022. Quindi per me, se io raccontassi la mia storia dando i numeri di oggi, può sembrare banale, ma far capire da dove siamo arrivati è totalmente diversa. Certo. Quindi mi piaceva comunque condividere con tutti quanti voi questo piccolo, perché non posso raccontare tutta la storia della mia vita. Io dico sempre che per raccontare la storia della Dilk dovrebbero scrivermi un libro o girare un film. Sono onesto con me stesso, mi piace molto. Però questo aneddoto iniziale, insomma, già rende l'idea di come poi si sia sviluppato un progetto che è diventato importante. Assolutamente, oggi la Dilk è un'azienda consolidata, come ho già accennato dei numeri, abbiamo 7 business unit, siamo un'azienda internazionale con 10 posizioni in tutta Europa, a breve anche extra Europa, abbiamo un progetto negli Stati Uniti di cui non ho ancora parlato con tutta l'azienda, ma lo anticipo stasera. C'è l'obiettivo di aprire un punto fisico a New York. In questo momento siamo comunque in tutta Europa. Abbiamo 7 business unit, rimaniamo nel mondo dell'e-commerce, che era la nostra nascita. Marketplace comuni che conoscete tutti, che non sto qua a citare i nomi, non voglio fare pubblicità. Dopodiché abbiamo un'assistenza tecnica sul territorio per private ed aziende, abbiamo un nostro brand nato nel 2017, avevamo tanta fantasia, dall'accento si sente, no? Che siamo fantasiosi, sono, dico, un napolacco perché vivo in Polonia, questa cosa mi piace anche dirla, quindi sono napoletano ma vivo in Polonia. Abbiamo un brand del nome Dilk, nato nel 2017, di personal computer, quindi per privati, aziende, quindi home, gaming e office. Poi facciamo noleggio con le più grandi aziende di rent, abbiamo un accordo con l'intesa Rent for You e con una startup di Milano che si chiama Joix, che ci mette in collegamento con le più grandi aziende di noleggio come Grenk, in base poi alla tipologia di cliente. La business unit più forte è la distribuzione internazionale. Dal 2021 abbiamo iniziato a distribuire in tutta Europa. Io sono un viaggiatore, viaggio tantissimo, e a Dubai ho conosciuto un'azienda che ci ha fatto entrare in un circuito di distribuzione internazionale, una sorta di consorzio dove ci sono i più grandi distributori di tutto il mondo. Il quartier generale europeo ce l'hanno a Wrocław, dove vivo io in Polonia, e ho avuto la fortuna di andare lì da loro, inizialmente convinto di vendere, perché io vendevo molto su una piattaforma importante, un marketplace importante, ho scoperto che potevo, cioè di acquistare, ma invece ho scoperto di poter vendere. E siamo diventati quelli che siamo quello che oggi. Siete oggi. Sì, sì, sì. E adesso tra poco parleremo anche del futuro, perché abbiamo detto distinguiamo le due cose. Torno da Nicola Caronzolo, CEO di Sintetica, proprio per già anticipare insomma qualche aspetto rispetto al futuro. Intanto però vorrei capire da entrambi, ovviamente parto da lei, qual è la vostra vision, la vostra view sulla situazione attuale italiana, perché ovviamente bisogna sempre fare una fotografia per capire come muoversi, altrimenti probabilmente si parte col piede sbagliato, e quali sono quindi le vostre aspettative per il futuro. Benissimo, quindi lungi da me di entrare in discussioni che riguardano l'intera panel economico italiano.
magari mi concentro su quello che può essere sul il vostro mondo, certo, il mondo assolutamente farmaceutico. Non l'ho specificato, ma rispetto al vostro target e al vostro business, chiaramente. Gli ultimi anni, quindi la pandemia e il cambiamento, diciamo il riorientamento della geopolitica, danno al mondo farmaceutico un'opportunità unica. Cioè, quello di cui si discute ultimamente, negli ultimi anni, è quella di una supply chain corta che possa essere di garanzia, quindi poi al sistema ospedaliero o in generale alla supply chain nazionale. Questa situazione, anche quello che sta accadendo da un anno a questa parte, tende molto probabilmente ad accentuare un ritorno e un riportare verso l'Europa quelle che erano produzioni che erano state spostate verso altri paesi. Questo dal mio punto di vista è una grande opportunità per il mondo farmaceutico in generale, sia per quello che innova, ma anche per quello che è di natura più prettamente produttiva. È un'opportunità enorme in cui l'Italia, l'Europa in generale, ma l'Italia può giocare un ruolo fondamentale, essendo uno dei due più grandi produttori farmaceutici europei, diciamo. Tra Italia e Germania si gioca la gran parte della produzione farmaceutica europea, e l'Italia storicamente ha giocato un ruolo centrale nella produzione dei farmaci nella storia europea, per cui questo è sicuramente una grande opportunità, certo, per il mercato farmaceutico, è da cogliere. Chiaramente questo vuol dire investire, credere negli investimenti, innovare, perché è chiaro che per superare paesi che magari hanno sistemi produttivi a costo minore, comunque è necessario innovare ed essere più avanti, essere almeno un passo più avanti di loro per poter competere. Quindi, grande occasione, se la si prende col coraggio giusto, con la voglia giusta e con la determinazione giusta, credo che si possa fare tanto nei prossimi anni. Sono sicura, anche perché sono un po' le parole che abbiamo così messo sul tavolo con la premessa e con la spiegazione iniziale di questa serata, che adesso ritroviamo e ritroveremo sicuramente anche nel corso della premiazione. Luca De Marco, stessa cosa chiedo a lei, insomma, situazione italiana attuale rispetto al vostro business e il futuro, come lo vedete? Sì, a parte faccio complimenti al mio collega, perché poi, anzi, vorrei cogliere anche l'occasione per ringraziare, cioè, secondo me, tutti gli imprenditori che sono qui, ed essere qui stasera deve essere molto bello per tutti. Perché immagino che tutti quanti... Può anche chiamare un applauso, se vuole, sì, per tutti gli imprenditori che auto. Sono qui. Se vi volete applaudire, è importante. Grazie. Ma perché io parlo in prima persona per tutti quanti voi, cioè io immagino tutte le teste degli imprenditori che stanno qua. Stasera è bello vederci qua, mangiamo, ci divertiamo, ma poi soffriamo tutti, no? Certo. Lavoriamo tanto, ognuno di loro ha dei pensieri, ha dei problemi, ma anche delle soddisfazioni. Ho debuttato in questo modo, parliamo un po' dello stato attuale dell'Italia. Io non sono uno che si lamenta dello stato italiano, perché ci sono dei lati, no? Potremmo incominciare a parlare e lamentarci solo del nostro stato. In realtà il nostro mondo invece sta cambiando tanto per quanto riguarda il nostro settore, stanno puntando molto su quello che è il settore del tecnologico. Io parlo sempre del mondo dell'e-commerce, che è stata la mia nascita, la mia storia, anche se, come dicevo, ora il mio core business è la distribuzione internazionale. Però ci stanno lavorando molto, mi viene anche un po' da ridere però quando dicono che è il futuro, no? C'è l'e-commerce, fare la mia attività è l'attività del futuro. Io spesso dico, allora vengo dal futuro, perché lo faccio. Certo, lo facciamo già. Sì, cavolo, però adesso, diciamo, finalmente siamo arrivati a un punto in cui ci si sta puntando molto. Noi abbiamo approfittato, per esempio, del PNRR l'anno scorso e abbiamo fatto un progetto di internazionalizzazione del nostro sito web. Avevamo un sito che è ipermercatoonline.it, eventualmente un po' di pubblicità ve la faccio, dove abbiamo è un sito multibrand dove noi vendiamo i più importanti prodotti tecnologici, ma allo stesso tempo con questo progetto abbiamo fatto il nostro sito di brand dirk.it, lo abbiamo trasferito anche in Germania, quindi abbiamo fatto un primo sito tedesco, che è dirk.eu, lo stiamo terminando in realtà,
ho il mio general manager a capotavola che lo vedo con la testa un po' così, ma speriamo che riusciremo a terminarlo a breve. E ci darà la possibilità non solo di entrare sul mercato tedesco, quindi a tutti gli effetti per la prima volta, nonostante abbiamo già 10 posizioni in tutta Europa, ma in questo caso ci dedicheremo al pubblico tedesco a 360 gradi, e poi c'è l'obiettivo anche lì di aprire un'unità locale, quindi di espanderci. Tutto questo grazie, ecco, parlavamo della situazione attuale dell'Italia, succede oggi. Prima era impossibile. Mi piace sempre raccontare qualche pillola della mia vita, no, storica. Io andavo in banca ai tempi quando purtroppo sono nato con nulla, quindi quando chiedevo 30.000 euro di finanziamento faceva il direttore di banca: ma se non hai 30.000 euro sul conto, come te li do? Dice, ma certo, se io avevo 30.000 euro te li veniva a chiedere a te. Certo. Però, ovviamente il mondo dell'e-commerce per loro era un qualcosa di sconosciuto. Oggi invece è cambiato tutto, è cambiato anche l'approccio con le banche e con gli investitori. Certamente. Beh, ma le esperienze di vita sono quelle che valgono di più, no? Perché fanno capire quello che è successo poi al di là di quello che possiamo raccontare. A proposito di racconto, avviamoci a conclusione di questo CEO Summit, anche perché poi dobbiamo dare il via alla premiazione, proprio per dare il giusto riconoscimento, come ha detto lei, a tutti gli imprenditori che lottano ogni giorno, no? Che sono soddisfatti, contenti, ma che insomma magari qualche pensiero quando vanno a letto la sera ce l'hanno, bisogna dirlo, questo è chiaro. Come raccontereste il vostro successo in tre parole chiave? A noi piace giocare con le parole, a me particolarmente. Proprio io amo la lingua italiana, quindi non necessariamente italiana, se volete anche in inglese o anche in altre lingue, basta che poi lo traduciate il termine che dite. Ma insomma, quali parole vi vengono in mente quando pensate al vostro successo? Bene, a me piacerebbe, diciamo, piuttosto del successo personale parlare del successo aziendale, sì, visto che dirigo un'azienda che ha una lunga storia, insomma 100 anni di storia. Certo. Userei tre parole. Una che può sembrare scontata, che è quella dell'innovazione. Quindi io vivo una realtà aziendale da 20 anni a questa parte, in cui il mantra, diciamo, del lavoro di tutti noi, tutto il gruppo, diciamo, sintetica, è quello di innovare. Quindi cercare sempre nuove strade, nuove vie, compatibilmente con quelle che sono le nostre risorse, naturalmente. Non sono infinite, ma sono abbastanza grandi da poter innovare. Tant'è che negli ultimi anni abbiamo raggiunto alcuni picchi di successo anche piuttosto notevoli. Quindi innovare sicuramente è il primo del primo termine. Secondo termine è insieme. Mi piace la parola insieme. Sintetica crede tantissimo e negli ultimi 20 anni ha impiegato uno sforzo enorme in termini umani, ma anche economici, per valorizzare le risorse umane che fanno parte di Sintetica. Quindi a cercare di andare incontro ai bisogni dei propri dipendenti, per esempio in particolari momenti della vita dei dipendenti, che possono essere quelli della felice e non felice, certo, maternità o altre o parti magari meno belle dell'esperienza di vita di ognuno di noi. Cercare di agevolare in ogni modo, compatibilmente con la legislazione, anche il lavoro, diciamo, da casa o, diciamo, il lavoro smart in un senso più generale del termine. Cercare in tutti i modi quindi di valorizzare le risorse umane, perché le risorse umane di un'azienda sono il business, costituiscono il business. Senza le risorse umane non c'è futuro. Quindi la parola fondamentale per me dopo innovazione è insieme, quindi innovare insieme. L'ultima parola che è fondamentale per me, per come Sintetica vive il suo lavoro giornaliero, è la parola rispetto. Rispetto in che termini? In due, con due facce, diciamo. Quello del rispetto umano verso tutto il mondo interno a Sintetica, o dei nostri partner, o di chi lavora con noi in ogni punto, in ogni fase della nostra vita aziendale, ma anche e soprattutto il rispetto per il paziente. Il paziente nostro non ha diritto di scelta, perché vendendo noi farmaci ospedalieri
non si ha diritto di scelta quando si è in un ospedale. Certo. È il medico che sceglie per te, è il farmacista, è l'infermiere, quindi non hai diritto di scelta. Per cui il rispetto verso il paziente si declina nel, ad esempio, sviluppare prodotti che vadano incontro non al bisogno del professionista, oppure anche al bisogno del professionista che lo utilizza, ma soprattutto dal lato del paziente, che lo vedrà come risultato, ma che non potrà metterci un like, perché lui non sceglie, non sa neanche spesso cosa riceve. Esatto. Sa di ricevere un farmaco, ma non sa esattamente quale farmaco ha ricevuto e da chi è stato prodotto, per cui non è un valore diretto, non è qualcosa che direttamente ritorna all'azienda, ritorna indirettamente per quello che è il modello e la filosofia di Sintetica. Bello, mi piace, anche motivato direi, nella giusta ottica del futuro. Torniamo su questa parola proprio, no? Con queste tre parole, con questi tre termini. Luca De Marco, le sue tre parole invece? Io faccio un gioco di parole che è pay, certo, perché essendo che sono un venditore, no? Pay, paga, per in realtà non è una Y, ma è una I. Sono molto molto vicino a tutte le parole che ha detto il mio collega, perché veramente sono bellissime, tra l'altro. Poi arriverò anche alla T di team. Quindi aggiungo una, dai, se no mi picchiano. P ovviamente la passione. Io sono un ragazzo, o meglio, sono un uomo ormai che ha tanta passione. Cioè, io se vi racconto cosa ho fatto per stare qua, voi non ci credereste mai, nonostante tutto sono così forte stasera, ma proprio perché la passione che mi fa stare qui con questa forza. Una passione enorme, e questo lavoro l'ho portato per 21 anni di sacrifici enormi che non potete immaginare, con grande passione. Anche col mio socio abbiamo insieme, siamo riusciti a sopportare tantissimi ostacoli incredibili. La seconda è l'audacia, quindi l'audacia che ti aiuta tantissimo anche a non arrenderti mai, no? Alle tantissime difficoltà che incontri durante i tuoi percorsi. Ognuno di noi, come accennavo prima, avranno difficoltà nella propria vita professionale, l'abbiamo sempre, ma se hai audacia, hai forza, hai coraggio, riesci poi a superarla. E l'ultima è l'innovazione, che mi ha anticipato il mio collega, ma in effetti innovarsi è un'arma, è l'arma più importante oggigiorno di qualsiasi imprenditore. Se io fossi rimasto agli inizi della mia attività sarei già morto, perché è cambiato così velocemente il mio business, e oggi ancora di più con l'intelligenza artificiale non si sta capendo nulla. Dobbiamo sempre essere sul passo, sempre cambiare e innovarsi. A volte in azienda, questo lo sottolineo, però mi odiano poi perché sono un innovatore, cambio sempre, oggi metto in piedi un programma, dopo 6 mesi lo cambio e mi vorrebbero ammazzare, ma questo però ci ha portato al successo. Certo. In ultimo voglio fare la parolina in più al team, perché giusto, senza i ragazzi che ho in azienda io non sarei nulla, perché loro mi danno forza, mi aiutano e ovviamente sono la parte fondamentale di tutti quanti noi. Io li amo, perché io dico sempre che ho 18 figli, 15 figli, a breve 18, anche se sono magari alcuni coetanei, ma è la verità. Non ho ancora figli reali, ma ce l'ho in azienda. È una famiglia, una famiglia. La famiglia può essere fatta da persone diverse, non necessariamente da figli, no? È la famiglia in senso più ampio. Che poi, insomma, la parola passione credo che colleghi un po' tutto. Se c'è passione non c'è crisi che tenga. Certo, c'è più difficoltà nel raggiungere degli obiettivi, nel fare delle cose, questo è innegabile, però poi la passione muove, e non è un qualcosa di retorico, perché non vogliamo essere retorici. Stasera non a caso siamo qui a celebrare i successi, quindi nulla che ha a che fare con la retorica, però credo che la passione muova tutto. Ti dà forza, ti dà voglia di fare, di essere. Poi mi rendo conto che non è per tutti fare un lavoro che è la propria passione, e questa è la grande forza, no? Quando si ha la fortuna di poter seguire quello che magari si è sempre pensato di fare. Un'ultima battuta proprio in chiusura, poi davvero celebriamo la passione, dai, mettiamola così. No, la passione è fondamentale. Certo. Nel nostro settore mettiamo che è un po' più facile, perché il lavoro che noi facciamo ha un fine ultimo che comunque è positivo, non che altri è non vero, lo siano. È vero, certamente. Però questo ti spinge, no? Ti spinge perché sai che quello che fai verrà usato da qualcuno, probabilmente per risolvere una problematica spesso anche fondamentale. Assolutamente. Quindi questo genera una passione già di per sé. Poi ognuno di noi, in base al carattere che ha, la coglie e la fa crescere un po' di più, o magari si tiene quella che gli è arrivata. Quindi è un mestiere, siamo fortunati con i colleghi che sono qua stasera a fare questo mestiere, perché guardiamo
oltre, in ogni caso, oltre quello che è il lato prettamente professionale economico. È bello sentire dire siamo fortunati, ogni tanto bisogna dirlo, no? Appunto, che poi si lega ai ragionamenti che abbiamo fatto. Io ringrazio Nicola Caronzolo, CEO di Sintetica, e Luca De Marco, CEO di Dilk, distributore internazionale di informatica e tech. Grazie a tutti voi, buona serata. Grazie buona anche per queste pillole di ottimismo che ci avete dato, perché insomma credo che sia necessario in questo momento. Addosso, no, esatto.